prima Dachau, poi Buchenwald. A Dachau il numero di matricola era 113.202, a Buchenwald 94.440. E memoria, chi è che la dimentica? Avrò avuto 21, 22, mi ricordo più. Ci hanno detto, tramite l'interprete, perché mi tedeschi non mi capì, ti capivo dopo con piccava e le baita. No? Ha detto, chi si sente di camminare da una parte, chi non si sente dall'altra, che li portiamo via con i camion, invece di ammassare. No? E ci hanno dato un pezzettino di pane, hanno detto, questo qua ti dura finché campi. E poi immaginate come lo vuoi tu, per mangiare lì. E là, Buchenwald. Geograficamente la Germania la conosci, no. Io sono finito, dopo 8 giorni, si arrivava alla sera in un grande campo, povero, abbiamo attraversato tanto porto della Germania. Quella volta lì eravamo in un campo, le guardie intorno e noi in mezzo a niente. Io nel cercare un posto, come si apprezza, no? E sono caduto in una buca, no? E era quelle buche che i contadini fanno per raccogliere l'acqua piovana, no? Siccome i contadini era più, e l'erba le cresciuta si vedevano, mi sono pulla dentro e mi dice, se vuoi anche muori, tanto vale che muori qui tranquillo. Siamo stati 3 dì. Quanto è stato lì? 3 giorni, fermo nella buca, no? E poi sono arrivati gli americani, no? Quei carri armati così, la fanteria dietro. Sono lì che arrivano gli americani, col mitra, la mischia, chi va sul triangolo rosso, vestì a zebra, sui iti, e fa, paesà, e poco Dio, un teruoca che io. Beh, però, io ho detto così. Mi hanno curato, messo in ospedale, niente, sei magro, piede piece, matta, sporco. Perché sono riuscito a sopravvivere. Come eri tornato a casa? Questo volevo capire. Un po' con tutto. Quando ero con gli, dopo sono stato con gli americani, perché mi hanno liberato, cioè era maggio, no? Dopo aprile, maggio. Maggio, giugno, luglio. E agosto sono stato con gli americani, mi hanno dato la divisa e che tal momento dicevo, oh, mi vorrei andare a casa, e fa, cosa vai a casa a fare? Per vedere che amo la mia famiglia. Lei chi aveva a casa? La mamma e il papà. La mamma e il papà? No, niente, niente, ha capito. E ora mandare due, lascia passare, uno in inglese e uno in tedesco, che in dove andavo, dovevo presentare, mi dovevano aiutare a raggiungere la mia casa. Sono stato 4 mesi con gli americani, sono arrivato a Bolzano, a Bolzano, ero un po' conciato, mi sono spogliato, pantaloni e camicia, li ho sciacquati in un ruscello, li ho messi lì a asciugare e io ho fatto un pisolino. Mi sveglio, non c'ho più né la camicia né i pantaloni. Sono arrivato a Milano, porta romana, qui slip, stivolette, giacavento, berrettina all'americana, orale della favola, che ho c'ha il tram, e mi fa il biglietto. Scusate che te lo dico. Italiano, com'è in italiano? Perché tante volte dicevo, chissà se siamo capaci di portare un paio di pantaloni. O una camicia. Com'è stato l'incontro quando è arrivato a casa? Una cosa indescrivibile, perché io a Porta Romana ho telefonato, non a casa mia, vicino, c'era un salumiere che aveva il telefono e ho telefonato e gli ho detto, la famiglia Bruni c'è ancora? E fa, sì, che beh, gli dica di non andare via, perché oggi o domani arriva suo figlio, io sono un suo amico, non gli ho detto. E lungo la strada, che è la via Tartini ad Ergen, no?
la mamma la mi veniva incontro, puoi immaginare, non si può essere. No. Io poi per tanto tempo la paura, anche a dormire, sentire un rumore, sobbalzavo. E il suo papà? Il mio papà, lui faceva parte anche lui dei partigiani, io ero nei SAP, e lui era nei GAP. A tavola, a mangiare, mangiava con vicino alla rivoltella, e allora la mia mamma la diceva, io ho due uomini, con questa guerra rimango senza. Una volta in Germania sono entrato in una casa di un gerarca tedesco, il letto, lenzuoli di seta, divise, e ho preso la P-38, la conosce lei la P-38? C'è la P-08 che si carica così e la P-38 si carica così. E io l'ho tenuta 2 anni, perché quando sono arrivato a Milano i miei amici mi fanno, dove vieni? Chi è mica della URA? Mi si fa. E fanno, vieni della polizia in Chamonix. Era la polizia partigiana allora, no? Oh, mi presenti e mi fanno un remiga ciapan, perché mancavi 2 centimetri alla misura. E vuol dire, però vuol dire con manciapà, amica, guarda che mancavi 2 centimetri, manciapà, e lo fa per la patria. Adesso che ho bisogno di me, la patria la metterò della URA per 2 centimetri. E allora mi hanno preso, ho fatto 2 anni nella polizia a Milano. Poi dopo c'era, o vai a casa e ti danno la liquidazione, o vai alla scuola, no, a scuola a Nettuno. E mi sono andato alla scuola a Nettuno. Sai perché? Sempre per quel solito motivo, perché nella polizia che dai tu mai terreno amico milanese, in principio la polizia sulla divisa aveva il cordone rosso, e ora che era romita, che era sultanita, dopo che andò su Scelba si è cambiato il cordone, c'è la Miss Bleu, l'ideale di libertà è fatta. Il mio papà a Milano non ha mai trovato la URA, perché gli amica la tessera del fascio. Una volta a Genova mangiamo in uffici, e sono là che aspetto, e arrivava gli ufficiali, no? E ora mi sono messo in piedi, saluta, e che lì va avanti il Tuchel, e il Tourlingere, e il me fa, te, hai alto un saldo di calcio, ah, così, chi che sei? Perché tutti se la ciappano perché te li picco, chissà che pedate nel sedere hai avuto per, no, così. Mi pedate nel sedere, no, un ciapare la strada giusta, qual è tal momento? Lui era incazzato, dopo in parlare, suo fratello per un centimetro l'ha ureato, l'amica ciapà, e lui mi sveglia, e lì dice, niente pedate, un falme due, strada giusta. E dopo in parlare, e mi fa, era un ufficiale, no? Lui, prima una cazziata e poi un elogio, quando hai bisogno vieni pure da me. Io ho sempre lavorato, nella mia vita, dopo che sono venuto via dalla polizia, perché prima era a Genova, alla questura, poi mi hanno trasferito a Salerno. A Salerno mi fa, ormai te di Milano ti manda qui? E per insegnare a viaggiare da sul Filibus, che si non sapete neanche da che parte salire. Sei l'unico milanese, no? La mia vita l'ho vissuta. Vabbè, arrivederci ragazzi. Ciao, bello. Ciao.